Sembra di vedere anche il dottor Robles collegato dal Perù, che è un altro dei difensori del nostro presidente. Ecco, dottor Giannazzi. Sì, io mi sento.
sta parlando. Mi sentite? Sì. Avanti, lo ascoltiamo con molto, è molto gradita la sua presenza. Posso intervenire io? Sì, sì, sì. Vai, Federico. Prego. Ah, grazie, scusate, non sono riuscito a sentire prima, c'era un difetto di audio, quindi mi dispiace, ma non ho potuto ascoltarvi. Però conoscendo il tema dell'iniziativa, se posso vi invio un saluto e qualche breve parola, poi dovrò scollegarmi e non potrò intrattenermi con voi. Credo che sia un'ottima iniziativa quella che avete organizzato anche con la partecipazione del Partito Democratico Fiorentino. Negli ultimi mesi abbiamo assistito, ascoltato con preoccupazione quello che arrivava dal Perù, tutte le notizie preoccupanti sulla situazione emergenziale, gli scontri, le violenze, e per quanto fisicamente sia lontano da noi, Firenze, che è una città da sempre internazionale e votata alla pace, non può non reagire con grande preoccupazione e sofferenza quando arrivano notizie così preoccupanti e sconvolgenti, ovviamente a maggior ragione per il legame storico e amicizia che c'è con il Perù e per le tante persone che dal Perù hanno deciso di stabilirsi in Italia, a Firenze, e fanno parte della nostra della comunità cittadina. Dicevo, Firenze è città internazionale e città di pace, dunque non può disinteressarsi rispetto a ciò che succede nel mondo, anche molto lontano, perché è convinta questa città da sempre che tutto ciò che riguarda le persone, ovunque avvenga, è qualcosa che tocca la coscienza più viva della città. Firenze si è contraddistinta anche nei momenti più difficili dei conflitti internazionali come città che ha promosso il dialogo interreligioso, interetnico, internazionale, per riscoprire anche nei momenti più difficili quegli elementi comuni che ci sono tra le comunità degli uomini e delle donne. E quindi non si può tirare indietro rispetto a questo. E quindi a maggior ragione grazie per l'organizzazione di questa iniziativa. In particolare, nello specifico, è facile intervenire da lontano rispetto a una vicenda nazionale che tocca un altro paese. Non è innanzitutto facile acquisire informazioni oggettive, perché inevitabilmente dove si realizza uno scontro forte anche il reperimento di notizie oggettive, autentiche, intellettualmente oneste, non è facilmente conseguibile. E quindi si affastellano spesso ricostruzioni diverse, notizie diverse. Allora, con l'iniziativa di stasera noi abbiamo l'occasione di poter ascoltare una voce diretta, importante, autorevole, su quello che sta dicendo. E quindi io credo che il primo merito di questa iniziativa sia l'opportunità che viene concessa, grazie al lavoro degli organizzatori e ai partecipanti, di poter conoscere ancora meglio ciò che sta succedendo posizione di Castiglio e i mesi anche antecedenti difficili di cui avevamo letto e quelli successivi ovviamente molto complicati. L'auspicio che io mi sentirei di fare è che cessino le violenze, gli scontri, le aggressioni, possa ristabilirsi un percorso di pace nel quale la politica e la volontà dei cittadini che si confrontano liberamente tornino a guidare appunto questo percorso. Mi sembra che le notizie non siano positive in questo senso, ma a maggior ragione dobbiamo insistere in questo sforzo. Quindi grazie davvero per questa occasione di approfondimento. Io ho detto agli organizzatori non posso trattenermi perché ho altri impegni, però ci teniamo a farvi un saluto e a dirvi che non solo il Partito Democratico Fiorentino, ma anche il Partito Nazionale è disponibile a tutte le azioni di approfondimento, perché anche la voce nostra, dei democratici italiani, che sono una compagine importante del Partito Socialista Democratico Europeo, possano, come dire, dare un contributo positivo per una risoluzione pacifica di un conflitto che ora ci preoccupa molto. Grazie davvero. Grazie a lei. Grazie veramente per il sostegno. Sandra, io sono Viola.
Entonces el diputado Genasi, disculpen, no soy un mago, no me puedo recordar todo porque son 10 minutos, pero sintéticamente lo que puedo recordar de lo que el diputado ha dicho, que hace parte del Partido Democrático, que Florencia desde siempre ha sido una ciudad abierta a, decimos, a todos los pueblos, Florencia como ciudad del mundo, es una ciudad que siempre ha practicado una política de integración, una ciudad que siempre se ha interesado de los problemas internacionales, una ciudad que siempre ha intentado escuchar los problemas de los demás, y ellos también como Partido Democrático están intentando hacer lo mismo, porque las informaciones que llegan de los media oficiales seguramente no hablan de la situación que hay en Perú, de la situación política, económica y social, y sobre todo de lo que está pasando ahora con el presidente Castillo, que está detenido. Entonces, el Partido Democrático a nivel europeo con él se empeña a promover la discusión y promover también la investigación sobre lo que está pasando en el país, porque Florencia es una ciudad que tiene miles y miles de peruanos que vienen aquí, que trabajan aquí y que está dispuesta a escuchar las razones no solamente de los peruanos, pero de todos los pueblos que están luchando por su propia autodeterminación y todo. Y con eso, por supuesto, en Florencia el Partido Democrático lo siente mucho de no poder estar aquí físicamente porque tiene otros empeños, pero era importante por él participar, aunque sea mediáticamente, para mandarle un saludo a todo y agradecer a la organización de ese evento, de esa actividad, porque seguramente esa actividad dará su contribución para una mejor información sobre todo lo que está pasando en Perú, que es algo que, como dijo antes sobre Florencia, decimos influencia también la convivencia entre peruanos e italianos aquí en la ciudad. Gracias, bravísima, 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 bravísima. Io chiamerei anche perché anche lui ha un impegno al dottor Luigi Picardi di Amnesty International, che anche lui vuole far, cioè, arrivare un saluto e un messaggio. Grazie. Io sono qui a portare il saluto e la solidarietà del gruppo di Amnesty International, che è sicuramente vicino e preoccupato anche lui della situazione. Io sto qui per llevarle un saluto e la solidarietà por parte del gruppo di Amnesty International, perché nosotros también estamos preocupados por la situación. L'attività principale di Amnesty International è proprio la salvaguardia e la difesa dei diritti civili. E questo in particolare c'è un'attività che si chiama Difendo la protesta, perché il primo diritto civile è quello di poter protestare in maniera legittima nei casi in cui la popolazione lo sente. Come Amnesty nosotros siempre trabajamos para llevar adelante las causas de los pueblos y la solidaridad y el cuidado de los derechos de los pueblos, por eso que tenemos también actividades específicas que se llama Difendo la protesta. Defiendo la protesta, que es una forma de apoyar a los pueblos que están luchando. Que sea en Irán, en Sudamérica, en Norteamérica, en de cualquier parte. Que sea en Irán, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Italia, donde sea. Quindi, ad esempio, nel caso del Perù, che dopo due giorni dalla dichiarazione dello stato d'emergenza, la repressione della manifestazione aveva già creato più di 15 morti. Entonces el caso de Perú en específico, que después de dos días del comienzo de las manifestaciones, de las protestas, ya había provocado accidentes con 15 muertos. Amnesty International si è subito mobilizzata e ha svolto dalla metà di gennaio alla metà di febbraio una ricerca, proprio un'investigazione sul posto, con la ricerca delle prove documentarie delle violazioni dei diritti,
e effettivamente già all'epoca del 15 febbraio era riuscita a trovare evidenze provate intervistando autorità del governo, autorità della polizia, cittadini, testimoni, famiglie di chi è stato ucciso o maltrattato, il difensore civico, e tutto questo, così come analizzando filmati e fotografie, a documentare 12 casi appunto di morti non giustificate. Amnesty praticamente ya desde enero y febrero ya se ha activado mandando gente en Perú y comenzando a hacer una investigación más específica sobre lo que estaba pasando en las manifestaciones y en las revueltas, y prácticamente a través de un trabajo que se ha hecho sobre el campo ya han documentado la muerte de 12 civiles y tienen unas cuantas pruebas que son documentales, que son sea prueba mediática, pero también prueba dada de un intercambio personal con los familiares de las víctimas, con la gente en el territorio, con todo lo que es el tejido social peruano. Y entonces la documentación que ellos tienen es una documentación realística y comprobada. Esatto, e l'investigazione sta continuando, ma già il 15 si è stati presentati alla presidentessa attuale. La investigación sigue y claramente los casos ya los 15 han sido presentados a la presidenta actual en Perú. Haciendo presente la ripetuta, tutti i casi di violazione dei diritti umani. Reportando la repetitividad de los casos de violaciones de derechos humanos. En particular el uso sproporzionato della forza e di armi letali contro i manifestanti. En particular el uso inapropiado de la fuerza y la utilización de armas no convencionales contra los manifestantes. Como también la carencia en las indagini y en la ricerca de la verdad sobre las uccisiones que son state riscontrate. Y también el descuidado investigativo por lo que eran las investigaciones propias para lo que han sido las víctimas y los muertos que han habido. E questi 12 morti documentati, probabilmente quasi tutti avevano ricevuto colpi al tronco o alla testa. Y esos 12 muertos ha sido documentado que han recibido tiros a la cabeza y también al tórax. Lasciando presumibilmente supporre che fossero tiri intenzionali, quindi. Dejando presumir que eran tiros intencionales. Quindi è stato richiesto alla presidentessa di interrompere immediatamente la riflessione sulle manifestazioni. Entonces ha habido un pedido ante la presidenta de interrumpir de inmediato esa forma prácticamente de intervención contra los manifestantes. Di prendersi cura dei feriti e delle famiglie delle vittime, di svolgere serie indagini accurate sopra le uccisioni e quindi di seguire i casi della famiglia della vittima, di dare un cuidado alla famiglia della vittima e fare una investigazione verdadera su questi casi e come hanno passato. E in particolare di limitare l'uso della forza secondo i diritti internazionali, che prevedono l'uso della forza solo in casi estremi e in misura proporzionale al pericolo. E limitare la utilizzazione di questo tipo di intervenzione con forza per questioni di diritto internazionale e limitarle a che sono le regole internazionali che ponen certa tipologia di intervenzioni, non sicuramente la che ha avuto in Perù. Quello che è stato in Perù invece sembra essere del tutto una legittima protesta, e quindi è assolutamente Amnesty sostiene assolutamente dalla propria solidarietà a questa protesta. Lo che è passato in Perù è una protesta legittima, e entonces por eso que Amnesty le da todo su apoyo, su supporto al pueblo peruano en sus manifestaciones. E sulla pagina internet di Amnesty potete trovare un appello alla presidentessa Dina Boluarte. Y en la página, en el sitio web de Amnesty International, usted puede encontrar una página dedicada
con un pedido alla presidenta Dina Boluarte. È una lettera che chiede quello che vi dicevo adesso, appunto, di rispettare queste norme internazionali e di prendersi cura dei feriti e delle famiglie e della ricerca della verità. È su una carta, per supposto, che chiede alla presidenta di rispettare la normativa internazionale e la tipologia di intervenzioni, di cuidar a los heridos, a las víctimas y a los familiares. Copie di questa le trovate all'ingresso, c'è anche un QR code per semplicità che potete trovare. Hay copias también de esa carta que usted puede encontrar aquí a la entrada. E quindi vi invito tutti a partecipare e a diffondere questa richiesta di firme per rendere l'appello più efficace. Les invito a todos a participar, a recoger firmas y a participar. Grazie. Ti ringrazio personalmente e anche mi congratulo per il vostro coraggio che avete sempre mostrato e vi auguro una buona continuazione del lavoro. Les felicito personalmente y le agradezco por el coraje que ustedes están demostrando. Grazie al dottor Luigi Picardi e a tutta l'organizzazione di Amnesty International. Siamo noi a agradecerle al dottor Picardi e a tutta l'organizzazione di Amnesty International per sostenerci, per difenderci e anche tante ingiustizie. Per supportarci e difenderci da tante ingiustizie. Grazie. Ora ho anche il piacere di annunciare al diputato del Parlamento italiano, Arturo Scotto. Ora tengo il placer di invitare al diputato dell'Assemblea Nazionale Italiana, il diputato Scotto, che sta collegato. Benvenuto, grazie, e può parlarci. Bienvenido, gracias, puede hablar. Dottor Scotto, non so se ci ascolta. Ma buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi dispiace non poter essere in presenza con voi a Firenze, perché come sapete siamo in una... Lo siento de no poder estar aquí con ustedes. Estamos en una situación. Siamo in campagna elettorale per le amministrative, non sono in Toscana. De campagna elettorale per le elezioni amministrative e non sto qui in Toscana, les quería agradecer. Voglio ringraziare Donata Bianchi, la consigliera comunale del PD di Firenze. Quería agradecer a Donata Bianchi, la consigliera comunale del Partito Democratico di Florencia, che ha organizzato questo. Voglio portare innanzitutto la solidarietà alle compagne e ai compagni peruviani. Quería dar mi solidarietà a los compañeros y a las compañeras peruanas. E dire che siamo vicini a loro. Y decirle que estamos cerca, que estamos empeñados porque el nuestro país sostenga el derecho de un país como el Perú y de todos los pueblos de América Latina a gobernarse sin injerencia externa. Estamos aquí para soportar al pueblo peruano y a todo el pueblo de América Latina para que puedan escoger y manejar su propia independencia sin injerencias e influencias desde afuera. Un'America Latina che sceglie la strada dell'autonomia, della difesa delle proprie risorse naturali ed energetiche. Un'America Latina che scopre sua autonomia e sua difesa propria per la difesa dei suoi recursi naturali e energetici. È un messaggio molto forte rispetto all'intero occidente. È un messaggio abbastanza forte rispetto al messaggio che arriva dell'Occidente, che nel corso degli ultimi decenni talvolta ha immaginato di poterla considerare come il proprio giardino di casa.
que en las últimas décadas ha imaginado de poder considerar a Latinoamérica como su jardín, el jardín de su casa. E invece sta emergendo, come si vede in tutti i paesi del continente, una nuova consapevolezza politica e coniuga. De Latinoamérica está emergiendo, está naciendo una nueva consideración de su propia economía, de su propia fuerza. Que coniuga una demanda de democracia integral. Que une una demanda de democracia integral y una justicia social. Y justicia ambiental, que no puede ser más separada. Come ci dimostra anche persino la giornata di oggi di Firenze. La giustizia ambientale che non può essere più separata, come ci dimostra anche la giornata odierna che stiamo organizzando in Firenze. Perché i cambiamenti climatici sono l'emergenza vera che vive oggi il nostro pianeta. Perché i cambiamenti climatici sono la vera emergenza che sta vivendo oggi il nostro pianeta. Noi possiamo dire con grande forza e determinazione che il Partito Democratico si batterà innanzitutto per la verità. Con gran forza e convinzione possiamo dire che il Partito Democratico lucerà con tutta la sua forza per questa causa. Anche perché la salvaguardia dei diritti umani, un principio assoluto, non può subire doppi standard. Perché la difesa dello diritto umano, che è un principio assoluto, non può tener dobles standard. E dunque c'è bisogno di un impegno anche in Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E ha necessità anche di un impegno nell'Assemblea Nazionale, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per supportare nei confronti del governo italiano un impegno presso gli organismi multilaterali sovranazionali per il rispetto della democrazia in Perù. Por parte del governo italiano deve muovere algo ante los organismos internacionales y transnacionales para el respeto de la democracia en Perú. E perché il voto dei cittadini venga rispettato. Y porque la votación hecha de los ciudadanos se respete. E perché non ci siano ingerenze esterne che rischiano di piegare la democrazia in Perù. Y porque no haya ingerencias desde afuera que puedan turbar la democracia en Perú. Y antes que todo nosotros queremos decir. E rispetto e la liberazione dei prigionieri politici. Che hai che portare rispetto e hai che liberare i prigionieri politici. Mi auguro una buona serata e saluto tutte le compagne e tutti i compagni. Les deseo una buona notte e saluto a tutte le compagne e los compañeros. Gracias, esas cosas para nosotros son fundamentales y nos hacen sentir menos solos. De todas maneras, ahora podemos comenzar con la conferencia. Les invito al doctor Julio Roldán. Filósofo, politólogo y sociólogo que nos puede hacer una panorámica sobre la parte política y social de nuestro país. Para comenzar, quiero agradecer a los organizadores y, en segundo lugar, la presencia de ustedes. De prima cosa, voglio ringraziare gli organizzatori e poi la presenza di tutti voi. Luego,
decir que me siento bastante complacido el compartir esta mesa con un compañero que ya lo considero un amigo, en la medida que estamos luchando en la misma orilla del río. En última instancia, nuestro ideal es liberar a la humanidad. E mi sento molto a mio agio vedendo che stiamo condividendo una forma di lotta. Mi sento molto bene fra voi e quindi me perdí. Que la lucha en la cual nos encontramos con el compañero, amigo, abogado en esta mesa. La lotta che stiamo portando avanti con l'amico, compagno avvocato che sta qui con me a questo tavolo. La lucha por la liberación de la humanidad. È una lotta per la liberazione dell'umanità. Porque yo sí me considero un internacionalista, un ciudadano del mundo. Io sì mi considero un internazionalista, un cittadino del mondo. Vivo desde hace 30 años en el exilio y esto me ha llevado a comprender que nos hundimos todos o nos levantamos todos. Io vivo da 30 anni in esilio e questo mi ha insegnato che o affoghiamo tutti o risaliamo all'aria tutti. En el caso concreto de Perú. Il caso concreto del Perù. Quiero plantear dos premisas fundamentales. Voglio prima fare due premesse fondamentali. Primero, este es un país o una parte de América Latina que se caracteriza por ser una zona minera. La prima è che questo è un paese, il Perù, in America Latina che si caratterizza per essere una zona mineraria. Estamos hablando de oro, plata, cobre y últimamente litio. Stiamo parlando di oro, argento, di rame e ultimamente di litio. Y la segunda característica es que fue una colonia de España más o menos 300 años. La seconda caratteristica è che è stata una colonia spagnola per più o meno 300 anni. Y de 1820, 21, 22 hasta 1921-22 fue una semicolonia inglesa. E dal 1821-22 fino al 1920-21-22 è stata una semicolonia inglese. En esos años los ingleses son desplazados y por los norteamericanos y desde ese tiempo hasta estos últimos años Perù è una semicolonia dell'imperialismo nordamericano. Poi gli inglesi sono stati spiazzati dai nordamericani e fino ad oggi il Perù è una semicolonia del Nord America, degli Stati Uniti. In los últimos dos o tres años este fenómeno ha girado y los norteamericanos son desplazados de a poco por los chinos. E in questi ultimi 2-3 anni questo fenomeno si è modificato ulteriormente e i nordamericani sono stati spiazzati da una nuova semicolonia fatta dai cinesi. Esto nos lleva a comprender que la situación del Perú es parte de la situación de América Latina. Questo ci fa capire che la situazione del Perù è parte della situazione dell'America Latina. Y no podemos comprender la situación Perù o America Latina se non comprendiamo la situazione mondiale. E non possiamo comprendere la situazione del Perù e dell'America Latina se non comprendiamo la situazione a livello mondiale. Praticamente en los últimos años se nota la gran disputa entre los dos titanes sobre esta tierra. Praticamente negli ultimi anni si nota la disputa fra i due grandi titani di questa terra. El occidente, Europa y sobre todo los Estados Unidos que entre una situación de franco declive y por otro lado el oriente, especialmente China, que tiende a convertirse en el nuevo centro de la civilización mundial. Da una parte la parte occidentale, gli Stati Uniti, che stanno iniziando un loro declino, e dall'altra parte un nuovo colosso orientale che è la Cina, che invece si sta sviluppando e sta diventando il polo più attrattivo e più sviluppato. Esta problemática se expresa en América Latina y consecuentemente también en Perú. Questa problematica è quella che spiega un po' i fenomeni latinoamericani e particolarmente quelli del Perù. Hecho esta aclaración, pasemos a ver con algún detenimiento la situación de los antecedentes que han llevado
a che il Perù si encuentra in questa situazione che si encuentra oggi. Fatta questa premessa, adesso andiamo nello specifico ad analizzare la situazione degli ultimi anni che ha portato ad avere i problemi che abbiamo oggi in Perù. La indipendenza si dà entre los años de 1821 y 24. L'indipendenza è stata negli anni fra il 1821 e il 1824. Y los que hacen la independencia son los criollos. E quelli che hanno conquistato l'indipendenza sono i creoli. En otras palabras, expulsaron los españoles de España y se quedaron los españoles nacidos in America Latina e concretamente nel Perù. In altre parole, sono stati mandati via gli spagnoli della Spagna e sono rimasti gli spagnoli, appunto i creoli, gli spagnoli che si erano stabiliti in Perù. Tutta la struttura economica, politica, sociale e culturale si mantuvo. Tutta la struttura politica, economica, sociale e culturale si è mantenuta. Tengamos en cuenta esto porque sobre todo a nivel de la cultura, a nivel de la mentalità, Spagna o Europa todavía está en el Perú. Specifichiamo questo perché a livello culturale la Spagna e anche l'Europa ancora sono presenti in Perù a livello culturale. Y eso se expresa concretamente en que Perú es un país clasista, es un país racista. Concretamente l'espressione di tutto questo è che il Perù oggi è un paese razzista, classista, è un paese che fa discriminazioni culturali. Passano los años y aparece un fenómeno de carácter económico en Perú que se conoce con el nombre del periodo del guano y el salitre. Praticamente poi arriva in Perù un periodo storico che si chiama il periodo del guano, che sarebbe il concime, e del salitre, che è il sale marino. Consequentemente de esto aparece un grupo, un sector que se ha metamorfoseado de los criollos que se llama la plutocracia. E quindi contemporaneamente nasce un settore politico e economico che è nato dalla presenza dei creoli, che è la plutocrazia. Esto tiene que ver con estos dos productos que son sobre todo de exportación, el guano y el... Questa plutocrazia nasce proprio per l'esportazione di questi due prodotti, che appunto sono i concimi e il sale marino. Questa esportazione si dava specialmente a Europa e particolarmente a Inghilterra. Queste esportazioni si facevano principalmente in Europa e soprattutto in Inghilterra. È per questo che gli inglesi, concretamente John North e gli alemani, Sloban, quienes organizan la famosa guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile. È per questo che influenzano appunto inglesi e tedeschi quella che si chiama poi la guerra del Pacifico, che era quella del triangolo fra il Perù, la Bolivia, e che era appunto la guerra del Pacifico. Los ingleses ganaron. Gli inglesi hanno vinto. A través de los chilenos. Grazie ai cileni. Pero, ¿quién perdió? El pueblo chileno, el pueblo peruano y el pueblo boliviano, porque ellos pusieron la sangre y los otros se llevaron la gloria y las riquezas. Ma quelli che persero in realtà furono il popolo cileno, il popolo boliviano e il popolo peruviano, perché gli altri si portarono via la ricchezza, mentre loro ai popoli restarono i morti. Siguiendo con la influencia del guano y el salitre, en las últimas décadas del 800 aparece un fenómeno en la zona selva del Perú que se llama el caucho. Dopo il periodo dei concimi e del sale marino, comincia ad arrivare un nuovo periodo di sviluppo economico che invece era dovuto alla presenza della gomma, del famoso caucho. Nuevamente esta plutocracia peruana se metamorfosea y aparece formando o dando la idea que es una aristocracia. Questa plutocrazia peruviana quindi subisce una nuova metamorfosi e dà la nuova idea di una nuova società, che è quella invece dell'aristocrazia. Eran gente che imitavano in tutto sentido al estilo dell'aristocrazia francese. L'aristocrazia francese già non esisteva, però in Perù imitavano questo.
erano appunto una parte, questa aristocrazia, che prendevano come riferimento l'aristocrazia francese, che già non esisteva, ma che in Perù invece si era presa come riferimento. Y eso se puede ver en el estilo arquitectónico, se puede ver en la vestimenta de ese sector peruano, se puede ver en la alimentación y hasta su afán fue aprender y hablar en inglés en Lima especialmente. E questo si vedeva dai comportamenti peruviani, sia dall'architettura che si portava di riflesso, dal modo di vestire, dai cibi, dalla roba da mangiare, che era quasi tutta francese, e poi anche dal fatto che molti peruviani iniziavano a parlare in inglese. In francese. Pero esa casta o ese sector, esa aristocracia, es desplazada a principios de los 20 y va a ser reemplazada por una oligarquía. Questa aristocrazia poi nel XX secolo, nel 1920 più o meno, viene spiazzata dalla una nuova forma, che è quella invece dell'oligarchia. Esta oligarquía tiene una base económica que se levanta sobre todo en el gran latifundio en la costa, es decir, en la siembra de la caña de azúcar y el algodón. Questa nuova oligarchia prende, diciamo, si sviluppa più che altro nella parte costiera e comincia a sviluppare la produzione di quello che è la canna da zucchero e il cotone. Este sector tiene mucha presencia más o menos hasta los 60. Questi oligarchi prendono appunto questo potere fino a circa gli anni 60. Por esos años aparece un nuevo boom en la economía peruana. Negli anni 70 nasce un nuovo boom nell'economia peruviana. Nos referimos a la harina de pescado, che è quello della farina di pesce. Y Perú se convierte en el primer productor de harina de pescado en el mundo y Chimbote en el primer puerto pesquero del mundo. El Perú diventa el primo exportador de farina de pesca en el mundo y el puerto de Chimbote al norte diventa el primo puerto da donde se exporta la farina de pesca en el mundo. En los años cuando comienza a desarrollar ya con más fuerza la industria del narcotráfico. E poi appunto sono gli anni in cui si sviluppa con più forza invece quella che è l'industria del narcotraffico. Es los años cuando entra a tallar una dittatura militare encabezada por Velasco Alvarado. E sono gli anni in cui inizia una dittatura militare portata avanti da Velasco Alvarado. Estos duraron 12 años e intentaron trasladar a los grandes terratenientes del campo para que se conviertan en capitalistas en las ciudades. E questo fa in quei 12 anni in modo che questi passino dalle province e arrivino alla capitale come una migrazione interna. Ya en los años 80 y 90 se va a formar un sector nuevo que no tiene en principio muchos contactos con esa vieja oligarquía. Negli anni 80 e 90 si sviluppa un settore del tutto nuovo che non ha più gli stessi contatti con questa che era l'oligarchia. Es lo que hemos llamado, o en Perú se llaman los emprendedores, los nuevos ricos, yo lo denomino la lumpenburguesía. Sono quelli che sono i nuovi imprenditori, i nuovi ricchi e quelli che io chiamo appunto la borghesia di elite. Ellos tienen su base principalmente nel narcotráfico, en la minería ilegal y también en el trabajo ilegal, que es la economía informal, si dice en Perú. Sono quelli che maggiormente operano nel narcotraffico, nel traffico di minerali, appunto nella estrazione illegale di minerali e in quella che è l'economia informale che si chiama in Perù. Para los 90 y el 2000 ya se ha formado ese grupo que se conoce con el nombre de los 12 apóstoles de la economía peruana. Appunto negli anni 90 si forma questo gruppo di grandi poteri
che viene denominato il gruppo dei 12 apostoli dell'economia peruviana. Son seis grupos que vienen de la vieja oligarquía y seis grupos que han aparecido sobre todo en provincias y en la sierra, como repito, ligados al narcotráfico, a la minería ilegal y al trabajo informal. Di questi ci sono appunto questi sei gruppi che appunto fanno parte, che hanno un legame con il narcotraffico, con lo sfruttamento illegale del settore minerario e con l'economia informale. Entonces estos dos grupos se dan la mano y es lo que forman el realmente el poder económico en el Perú. Questi due distinti gruppi si uniscono, si tra virgolette danno la mano e sono quelli che appunto oggi formano il gruppo dominante a livello economico in Perù. En base a ese grupo gira o tiene influencia en la iglesia, en la iglesia católica. E questi gruppi ovviamente hanno anche un'influenza in quella che è la Chiesa Cattolica. En los medios masivos de comunicación. Nei mezzi di comunicazione di massa. En las fuerzas armadas. Nelle forze armate. Y tienen el apoyo internacional de la gran burguesía internacional, especialmente norteamericana. Ed hanno l'appoggio internazionale della grande borghesia internazionale, soprattutto in specifico di quella nordamericana. Les pregunto, ¿qué democracia puede funcionar en estas condiciones? Vi chiedo, ¿qué democracia può funzionare in queste condizioni? Yo soy de los que pienso que simplemente la democracia en América Latina es una caricatura. Io sono uno di quelli che pensa che realmente la democrazia in America Latina sia una caricatura. Porque lo conceptúa la democracia que como un sistema que descansa en dos pilares, la justicia y la libertad. ¿Dónde hay justicia y dónde hay libertad en estos países? Perché io credo che i pilastri della democrazia siano la giustizia e la libertà e quindi mi chiedo dove sono giustizia e libertà in questi paesi. Hemos narrado o hemos expuesto una de las vías, una de las caras del Perú. Ahora vamos a la otra cara. Adesso vi ho mostrato una faccia del Perù, vi ho spiegato quella che è una faccia del Perù. Adesso andiamo a vedere l'altra faccia. Desde fines de los años 50 se manifiesta en la, especialmente en la sierra peruana, un descontento popular. Es decir, muchos sectores populares, especialmente los campesinos, entran a luchar para recuperar las tierras de las haciendas. Dagli anni 50 si sviluppa una lotta popolare, soprattutto nella serra peruviana, che è il campo, e i contadini iniziano a prendere coscienza e tentano di recuperare quei territori dove potevano produrre loro, in sintesi, e tentano di recuperarli per il loro diritto al sostentamento. Este es el mismo sector que en alguna forma sustentó y apoyó a las guerrillas en el Perú desde el año 62 hasta el año 65. Questo è quel settore di popolazione, di contadini, che ha appoggiato la guerriglia dall'anno 62 all'anno 65. Es el mismo sector que alimentó a la izquierda en el Perú, que desde el año 1965 hasta el año 80 era la izquierda más grande que existía en América Latina. È lo stesso settore che in quegli anni ha dato il suo più grande contributo alla formazione di quella sinistra che in Perù era stata la sinistra più forte in tutta l'America Latina. E non solo mi riferisco al numero, perché nel Perù in un momento dato, in esos años, existieron 31 partidos che se reclamaban del marxismo e del leninismo. E non mi riferisco soltanto a una quantità numerica, ma anche al fatto che in Perù c'erano 31 partiti comunisti che si riferivano ai principi del marxismo-leninismo. Había realmente un trabajo en esos 15 años en el sector obrero, campesino, estudiantil, magisterio, es decir, en los sectores básicos de la sociedad. Objetivamente hubo un trabajo profundo de estos sectores llamados partidos comunistas, marxistas, leninistas.
questi partiti chiamati marxisti e leninisti sono quelli che hanno fatto un grande lavoro per 15 anni fino agli anni 80 con tutti questi settori disagiati della popolazione, dai contadini agli operai, agli studenti, e quindi hanno formato anche culturalmente la coscienza della popolazione proprio perché c'erano questi 31 partiti comunisti. Partidos, algunos se reclamaban del trotskismo, otros del guevarismo, otros del maoísmo e incluso había partidos seguidores de Gramsci. E fra questi partiti c'erano quelli che si dichiaravano seguaci del maoismo, quelli seguaci del guevarismo, quelli seguaci di Gramsci e addirittura quelli che seguivano appunto il marxismo-leninismo. Con excepción del partido que sacaba el periódico Unidad y era prosoviético, todos, absolutamente todos, propugnaban la lucha armada, la guerra, la revolución violenta. Tutti questi partiti, tranne il partito che era quello che aveva fondato anche il giornale Unità, che faceva riferimento a Mosca a differenza degli altri ed era l'unico che non lo accettava, tutti gli altri invece propagandavano la lotta armata. El problema era, o la diferencia era, cuando iniciamos la lucha armada y siguiendo qué vía, del campo a la ciudad o de la ciudad al campo. L'unico problema quando si è cominciata la lotta armata era quella di scegliere un tipo di cammino, se era dalle campagne fino alla capitale oppure dalla capitale alle campagne. El problema de la división de la izquierda en Perú viene entre los años 77-78. Cuando la gran mayoría de estos partidos que se reclamaban del marxismo, del leninismo, deciden participar en las elecciones. E quindi il problema nasce nel 77-78 e diciamo l'abbandono della lotta armata avviene quando questi partiti, sia trotskisti che maoisti che guevaristi, decidono invece di iniziare un percorso e partecipare alle elezioni democratiche. De todos ellos, el único partido que llevó adelante sus puntos de vista consecuentemente fue lo que se llama, lo que se hizo conocido en el mundo como Sendero Luminoso. L'unico partito che continuò a seguire il principio della lotta armata è quel partito che poi è stato conosciuto un po' in tutto il mondo e che si chiama Sendero Luminoso. Yo voy a decir dos cosas simplemente. Es que ese torrente de gente de deseos de cambio, de transformación que se inicia el 58-59, es el mismo sector social que apoyó unos directos y otros indirectamente al Partido Comunista del Perú en los 20 años de guerra. Questi settori appunto di ribelli che erano nati negli anni 58-59 sono gli stessi che poi dopo hanno appoggiato la lotta armata in quelli che io chiamo i 20 anni di guerra in Perù. Passano gli anni e notiamo che ese mismo settore, cansato della dominazione, dell'esplotazione, della marginazione, è il mismo settore sociale che appoggia e lleva a essere presente a Pedro Castillo. E questo che è un settore di gente stanca, veramente arrabbiata, senza ulteriori risorse, è lo stesso settore che oggi ha portato all'elezione di Pedro Castillo. Entonces ustedes verán que hay todo un desarrollo histórico, político, social para llegar a lo que fue las elecciones de hace dos años y Pedro Castillo termina siendo presidente en el Perú en contra de todo lo establecido por el orden. Quindi tutto questo processo di cui vi ho raccontato, perché ve l'ho raccontato per spiegarvi che tutti quei settori sono quelli che appunto hanno portato all'elezione di Pedro Castillo, sono quei settori che appoggiano Pedro Castillo contro quello che viene definito l'ordine mondiale sovranazionale. Las clases dominantes, los portavoces del sistema han recorrido a todas las armas ya desde antes que Pedro Castillo sea presidente, solamente cuando era candidato. Es decir, recurriendo al clasismo, al racismo y al culturalismo para descalificarlo.
tutti questi settori dominanti da fuori, chiaramente, hanno cominciato a lavorare già quando Pedro Castillo era candidato alla presidenza, cominciando con azioni classiste e razziste, tutte volte a squalificare la figura di Pedro Castillo. Incluso l'attuale alcalde di Lima chiamava costantemente a matar a Pedro Castillo e a Vladimir Cerrón in discorsi pubblici. Lo stesso attuale sindaco di Lima più volte invitava la popolazione ad uccidere Pedro Castillo e Cerrón. Los argumentos eran que es un ignorante. Gli argomenti erano che lui è un ignorante. Che era povero. Che era povero. Che era orribile, che era feo. Che era brutto. Che tenía mal olor. Che puzzava. Porque en algunos casos lo hacían unos desplantes tan brutales, tan miserables, que las señoritas limeñas se tababan la nariz cuando él se acercaba. E addirittura facevano sceneggiate dove le signorine di Lima, quelle ben vestite, si tappavano davanti anche alle telecamere il naso quando lui passava per mostrare che puzzava. Por eso les decía yo que la mentalidad colonial, todavía la colonia a través de la mentalidad está metida en el caso peruano particularmente. Per questo vi dico che la mentalità coloniale e comunque la cultura coloniale è ancora dentro e insita in quella che è la società peruviana. Entonces, lo que ellos están haciendo con ese tipo de acciones clasistas, racistas, culturalistas, todo eso es en contra de la mayoría del pueblo peruano. Quindi quello che loro stanno facendo, la minima parte dei peruviani, con queste azioni razziste, classiste, discriminatorie, è un qualcosa che stanno facendo contro la maggior parte del popolo peruviano. Perché il popolo peruano è così come Pedro Castillo. Perché il popolo peruviano è come Pedro Castillo. Es decir, es el producto del proceso histórico que se ha dado y los principales responsables de esto son las clases dominantes peruanas. E questo è il prodotto del processo storico che c'è stato in Perù e i responsabili di tutto questo sono proprio quelli, le classi dominanti della società peruviana. Con esas condiciones solo pudieron, y eso hay que diferenciar claramente, ellos llegaron al gobierno, pero no al poder. Con queste condizioni c'è da differenziare che loro sono arrivati al governo ma non al potere. Él tenía el poder ejecutivo, pero el poder judicial estaba en manos de ese grupo, de esos grupos, de los 12 apóstoles. Pedro Castillo sí tenía un po' di potere governativo, però il potere giudiziale era in mano a quel gruppo che prima abbiamo definito quello degli oligarchi, dei 12 apostoli. El poder legislativo, el parlamento, de igual manera. Il potere legislativo, quindi il Parlamento allo stesso modo. Las fuerzas armadas. Le forze armate. Los medios de comunicación. I mezzi di comunicazione. El apoyo internacional. L'appoggio internazionale. Entonces, utilicemos un mínimo de lógica. ¿Cómo podía esa persona, con su equipo, con su grupo, poder gobernar siquiera una semana o un par de semanas en ese país? Quindi basta usare un po' di logica per capire e interrogarsi su come poteva una persona nelle condizioni di Pedro Castillo arrivare a governare questo paese. Es decir, estaba atado de pies y manos. Era legato mani e piedi. Io me quedo aquí y ahora seguramente Guido ya nos va a dar a profundidad desde la perspectiva de la jurisprudencia del derecho qué es lo que sucedió después. Eso sería todo en esta parte y muy agradecido. Questo io mi fermo qua, intanto lascio la parola a Guido che ci parlerà più in specifico della parte giudiziale e della parte specifica sulla questione Castillo. Antes que comience como defensor Guido Cruzarto de Pedro Castillo, yo quería evidenciar que él no es peruano, sino es argentino. Peruano de corazón.
es un aliado de nosotros. Está luchando también para la causa del pueblo peruviano y es peruano y entonces tiene un doble mérito. Bueno, gracias por la introducción. Me quedé pensando, ¿se escucha bien o habla así directamente? Gracias por la introducción. Voglio chiedervi se si sente bene o se debo usar el micrófono. No tengo tanta destreza como tiene Julio para interactuar los tiempos de la ponencia con la intérprete. Non ho la stessa modalità di Julio per fare la mia relazione attraverso un interprete. Però lo voy a intentar. Però provo. Además estoy acostumbrado a hablar rápido. Anche perché sono abituato a parlare veloce. Entonces esto es como manejar rápido con el freno de mano puesto. È come guidare veloce con il freno a mano messo. Es como raro para mí. Es raro, es extraño. Pero... Me quedé pensando en algunas cosas que hablamos en el almuerzo con él, que tienen que ver más con la filosofía occidental y que se vinculan a la colonización y al pensamiento que se sigue utilizando en América Latina hoy. Oggi a pranzo abbiamo parlato a livello filosofico di quello che è appunto il vincolo con il colonialismo e quello che ne resta nella società latinoamericana oggi. De hecho están los libros de Julio ahí que se los recomiendo. Estábamos hablando de cómo todavía el colonialismo cultural permea la vida académica de nuestros países. Ci sono i libri di Julio là per chi li volesse comprare e la riflessione che vogliamo fare è quella di come la mentalità colonialista ancora pervade la società latinoamericana e condiziona la vita della società latinoamericana. Sì, e nel piano accademico soprattutto. Nel piano accademico soprattutto. Eso me lleva a algunas reflexiones generales. Questo mi porta a alcune riflessioni generali. Quando Evo Morales lo detienen in un aeroporto di Vienna nel 2013. Quando Evo Morales fu fermato all'aeroporto di Vienna e detenuto nel 2013, todos los constitucionalistas argentinos que se llenan la boca hablando de indigenismo, tutti i costituzionalisti argentini che si riempiono la bocca parlando di indigenismo, no dijeron una sola palabra por esta arbitrariedad. Non dissero una sola parola su questo fatto arbitrale. A Evo Morales le hicieron algo que no le hacen a cualquier presidente. A Evo Morales le hanno fatto qualcosa che non hanno fatto al presidente. A otros presidentes no le revisan un avión. A altri presidenti non gli hanno mai controllato dentro il proprio aereo. Pero a Evo Morales sì. Ma Evo Morales sì. Perché è un indio. Perché è un indio. En el aeropuerto de Viena, además, ¿no? Nell'aeroporto di Vienna in più. Digamos una ciudad con un idioma y una historia bastante particular. Una città con una storia e una lingua molto particolare nel XX secolo. Lo digo porque con Julio veníamos hablando de Adorno y la filosofía alemana. Lo dico perché con Julio oggi stavamo parlando di Adorno e della filosofia tedesca. Y una de las preguntas que nos hacíamos, que la vamos a profundizar mañana en un diálogo, es por qué el derecho penal y la teorización del castigo tiene tanto desarrollo en un país como Alemania, que es el país de la Shoah. La domanda che ci siamo posti, che ci siamo, è perché in un paese come la Germania, che è il paese della Shoah, dell'Olocausto, perché il diritto penale tiene tanto desarrollo? Perché il diritto penale ha tanto sviluppo a livello legislativo in Germania. E teorico. E teorico tanto anche. Teorico. Tanto sviluppo teorico. Però volviendo a Evo Morales e al colonialismo. Però tornando a Pedro Castillo. È molto simile al silenzio che c'è oggi col caso Pedro Castillo. Perché si callaron antes? Perché si sono zittiti prima? Porque una cosa es defender. Porque una cosa es defender. La descolonización, no sé cómo se dice eso más. La descolonización o el latinoamericanismo. Una cosa es defender la descolonización y el latinoamericanismo. Adentro de un aula. Dentro un aula di tribunale.
Sí, o un'aula di università. Otra cosa muy distinta. Altra cosa diversa. Es ponerle el cuerpo a estas discusiones. È dare forma a questa discussione. E ahí la accademia no da un passo fuori della facoltà. E in questo caso nelle accademie non è che si fa un salto per portare la tematica fuori dall'università. Sì, ma un salto io diria un passo. Un passo più no, che un salto. Non fanno mezzo millimetro. Cioè la valentia dell'accademia latinoamericana, diciamo, se termina donde termina la puerta, diciamo, della facoltà. Il valore della discussione latinoamericana finisce dove c'è la porta dell'università. Y algo parecido pasa con los sistemas internacionales de derechos humanos, la OEA, Naciones Unidas. E qualcosa di simile passa anche con le istituzioni internazionali, con le Nazioni Unite, con la OEA, che è l'organizzazione degli stati latinoamericani, che è un'organizzazione fra l'altro anche molto recente, la cui presidenza era stata data a Luis Almagro e si era costituito pure il gruppo di Lima, non casualmente. La ONU e la OEA in questa crisi giocano parte del suo prestigio. L'ONU e la OEA in questa crisi giocano parte del loro prestigio. Hace unos días estuve en Ginebra, en Naciones Unidas, hablando con el alto comisionado, relatorías, bueno, brindábamos distintas informaciones sobre lo que sucede en Perú. Qualche giorno fa io stavo a Ginebra, alle Nazioni Unite, e stavamo discutendo, stavamo compartendo alcune informazioni su quello che sta succedendo in Perù. Y lo que yo les decía es que a mí o a Perú, en definitiva, no le hacen ningún favor haciendo bien su trabajo. E quello che io gli stavo dicendo è che non mi fanno nessun favore personale a me e non fanno nessun favore al Perù facendo il loro lavoro. Es el prestigio o desprestigio total de ellos. È un prestigio o non prestigio totale loro, delle Nazioni Unite, non nostro. O della OEA. O della organizzazione degli stati latinoamericani. Si non si involucrano in questa crisi istituzionale e sociale che si vive oggi in Perù. È un problema loro se loro non seguono questa crisi sociale e istituzionale che stiamo vivendo oggi in Perù. Bueno, yo le decía, de un lado está el caso de Evo Morales, che è un caso di razzismo. Da un lato, io vi stavo dicendo che c'è il caso di Evo Morales, che è un caso di razzismo. Y hoy tenemos otro caso muy parecido, que es el caso de Pedro Castillo en Perú. E oggi abbiamo un caso molto simile, che è il caso di Pedro Castillo in Perù. El presidente de México lo dijo muy bien hace un mes en un tweet. E il presidente messicano lo ha spiegato molto bene in un tweet un mese fa. Él dijo, está preso por el racismo y el elitismo que impera en los tribunales y en la sociedad peruana. Y es cierto. E Obrador, il presidente del Messico, ha chiarito che quello che sta succedendo appunto è il frutto dell'elitarismo e del razzismo che è insito nella società peruviana. Lo mismo dijo il presidente di Colombia, Gustavo Petro. Anche Petro, il presidente colombiano, ha detto lo stesso. De hecho, en la OEA Petro dijo, acá falta un presidente. Nella OEA Petro, nell'organizzazione degli Stati Latinoamericani, ha detto che qua manca un presidente. Pero retomando lo que decía Julio del colonialismo. Ma tornando a quello che diceva Julio del colonialismo. Todavía nos falta mucho por desandar en términos de racismo y derecho. Ancora ci manca molto per superare tutto questo modo di vedere la società con razzismo e anche per andare avanti a livello di diritto. A mí me gusta mucho hacer esta comparación porque en 2013, cuando detienen Evo Morales, escribí un artículo contra los profesores de Derecho Constitucional de América Latina. A me piace molto parlare di questo fatto della detenzione a Vienna di Evo Morales, perché io scrissi un articolo contro il modo di vedere le cose dei professori di diritto costituzionale in America Latina. Che non decían nada. Che non dicevano niente. Y los profesores se enojaron conmigo cuando yo los puse en evidencia, digamos. ¿Cómo podés decir una cosa así tan dura con nosotros? E i professori sì, se la rifecero con me per aver scritto quell'articolo chiedendomi come io avessi potuto dire una cosa tanto dura contro di loro. Pero bueno, acá estamos 10 años después viviendo la misma situación con otro presidente y en un país donde además también expulsaron o le prohíben entrar a Evo Morales.
E qua stiamo vivendo dopo 10 anni esattamente la situazione con un altro presidente, la stessa situazione che abbiamo vissuto nel 2013 con Evo Morales. Con lo cual me quedé pensando en esto que dice Julio, ¿cómo hacemos para que los profesores se comprometan más con lo que dicen adentro del aula? Mi stava facendo pensare Julio a come possiamo fare perché i professori possano compromettersi di più con quello che viene detto nelle aule. Perché hablar desde el escritorio, desde acá, è sencillo. Perché parlare da un banco, da una scrivania è facile. Después hay que ir y defender el derecho en la realidad. Dopo hay que c'è da camminare, da andare avanti e seguire il diritto nella sua realtà, fuori dall'aula. Y fuera del aula la realidad es muy distinta. E fuori dalle aule la realtà è molto diversa. Por ejemplo, estos profesores que hablan de libertad de expresión. Per esempio questi professori che parlano di libertà di espressione. No dicen nada de los asesinatos en las protestas en Perú. Non dicono niente dei morti ammazzati durante le manifestazioni di protesta in Perù, degli assassini. Y esas personas estaban ejerciendo su libertad de expresión. E quelle persone erano persone che stavano utilizzando la loro libertà di espressione. Como dijo el colega de Amnistía Internacional. Come ha detto il collega di Amnesty International. Yo pienso, esta semana estuve pensando lo siguiente. Questa settimana stavo pensando questo. En Francia hubo manifestaciones violentas y no hay muertos. In Francia ci sono state delle manifestazioni violente e non ci sono stati morti. En Perú las manifestaciones fueron mucho más pacíficas. In Perù le manifestazioni sono state molto più pacifiche rispetto a quelle francesi. Mucho más pacíficas. Molto più pacifiche. Y sin embargo hay 70 personas asesinadas por la policía. Nonostante questo ci sono 70 persone assassinate dalla polizia. Y yo no escucho a ninguna asociación de prensa defendiendo la libertad de expresión de esta gente. E io non ho mai sentito nessuna organizzazione, nessun mezzo di comunicazione che parlasse della libertà di espressione di questa gente. Lo que sucede en Perú es, diríamos en Argentina, un papelón. Quello che succede in Perù, come diciamo in Argentina, è un casino. Di 2 entrevistas en 2 diarios, pero se los cuento no por vanidad, sino para que vean el nivel de ridículo al que está llegando el gobierno peruano. Ho fatto 2 interviste per 2 giornali e ve lo racconto non per narcisismo, per farvi vedere quanto è ridicolo, alla ridicolezza alla quale è arrivata il governo peruviano. Una entrevista fue con el diario El País de España. Un'intervista è stata con il giornale El País, che è un quotidiano spagnolo. Y la otra con el Berliner Zeitung, que es un diario berlinés, ¿no? E l'altra è stata con il Berliner Zeitung, che è un giornale berlinese. En ambos casos, las embajadas peruanas mandaron extensas cartas firmadas por el embajador, selladas para quejarse porque me habían hecho una entrevista. E in tutti questi casi le ambasciate peruviane hanno mandato delle lettere chiuse e firmate chiedendo ai governi perché lui aveva rilasciato queste interviste. In ambo caso los diarios me las mandaron a mí, se reír, ¿no? E in tutti e 2 i casi ovviamente i giornali queste lettere gliele hanno rigirate a lui ridendo quasi. Porque no entendían, digamos, cómo un gobierno puede quejarse porque una persona da una entrevista. Non arrivavano a capire come un governo possa lamentarsi perché una persona rilascia un'intervista. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente de a pie en Perú? Si a mí, que soy abogado, viví en Alemania un montón de tiempo, tengo cierto respaldo, me persiguen, me acosan, dicen estupideces, ¿qué pasa con cualquier peruano que va y se queja? Quello che io mi chiedo è che cosa succede con i peruviani che fanno lo stesso che ho fatto io. Se mi stanno praticamente monitorando e perseguendo a me, che sono uno straniero e che ho rilasciato queste interviste, non voglio immaginare che cosa possa succedere se lo stesso lo facesse un peruviano. Le voy a contare il caso di un chico che mi hizo una entrevista desde Perú para que vean la gravedad de lo que pasa en Perú. Vi racconto una cosa di un ragazzo che mi ha fatto un'intervista, un peruviano, perché voi possiate capire la gravità di quello che sta succedendo in Perù. Es un abogado que le gusta mucho la literatura, igual que a mí. È un avvocato al quale piace molto la letteratura, come me. Mi hace una entrevista sobre
Julio Cortázar, poesia latinoamericana. Mi ha fatto un'intervista su Julio Cortázar, sulla poesia latinoamericana. Al día siguiente aparecieron dos policías delante de su escritorio. Il giorno dopo si è trovato due poliziotti davanti alla sua scrivania. In un'istituzione peruana. In un'istituzione peruviana. Non la quiero nombrar para resguardarlo a él, ¿no? Non voglio dirvi qual è l'istituzione per tutelare lui, poveretto. Porque en algún punto yo creo que este chico es un poco inocente. Perché io penso che questo ragazzo sia anche innocente. Porque él habla, es abogado ya. È un avvocato, eh? Pero él piensa que está en Dinamarca, me parece. Ma lui pensa di essere in Danimarca, probabilmente. Y los dos policías aparecieron y dijeron delante de todos los demás si había algún elemento, esta es la palabra que usaron, que es una palabra de las dictaduras en América Latina, algún elemento que no coincidiera con la línea de la institución. E questi due poliziotti davanti a tutti gli hanno chiesto se c'era qualche elemento, e questo è tipico delle dittature latinoamericane, se lui aveva elencato qualche elemento che non era in linea con quella che era la linea ufficiale peruviana. Bueno, este chico empezó, digamos, a sentir que lo perseguían, que no lo dejaban trabajar y tiene miedo ahora. Questo ragazzo si è reso conto che lo stavano perseguendo e adesso ha paura ad andare avanti col lavoro. Hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, en Perú hay un diputado que fue ministro de salud de Fujimori. Ci sono tante cose da dire, per esempio in Perù c'è un deputato che è stato il ministro della salute del governo Fujimori. Sì, la dittatura. Della dittatura Fujimori. Y es el responsable de la esterilización forzada de cientos de mujeres indígenas. Ed è il responsabile della praticamente sterilizzazione forzata di centinaia di donne indigene. Mille. Las mujeres de AMPAEF en Buenos Aires. Le donne di AMPAEF, che è un'organizzazione non governativa, sono andate da lui a trovarlo a Buenos Aires. Esa persona che commette eso, che è un delitto de lesa humanità tipificato nel Statuto di Roma. Nello Statuto di Roma è classificato il delitto che ha fatto questa persona come un delitto contro l'umanità. Pero esa persona es diputada en Perú. Ma questa persona, nonostante abbia commesso questo crimine, è un deputato in Perù. No está preso. Non è stato messo in carcere. Y esa persona votó la destitución de Castillo. E questa persona ha votato la destituzione di Castillo. Para mí es un ejemplo elocuente del racismo que sigue vivo en Perú. Per me questo è l'esempio eloquente di quello che è il razzismo che continua a vivere in Perù. Preso tiene que estar el que llevó adelante la esterilización forzada de las mujeres, ¿no? Debe ser messo en galera quello que invece fa la esterilización forzada de las donne, ¿no? Pero preso está Castillo. Pero quello in carcere es Castillo. Sería un diputado. No es diputado. Es un congresista. Bueno, sí, en Argentina lo usamos como sinónimo, por eso. Sí, un congresista, es verdad. Ah, es la misma cosa. Aguinaga. Se llama Aguinaga. A mí cuando me cuentan estas cosas no lo puedo creer. Cuando me raccontan estas cosas yo no le puedo creer. Yo no puedo creer directamente. No lo puedo creer proprio. Yo pienso que me están haciendo una broma mis amigos peruanos, yo no puedo. Penso que me stiano facendo uno scherzo i miei amici peruviani cuando me lo raccontan, no lo puedo creer. ¿Cómo en el siglo XXI una persona que llevó adelante crímenes de lesa humanidad es diputado del Congreso? ¿Cómo es posible que en el XXI siglo una persona que se rende responsable de estos crímenes de la humanidad pueda ser un diputado del Congreso, del Parlamento? Y que esta persona vota la destitución de un presidente elegido democráticamente. ¿Y cómo esta persona puede votar la destitución de un presidente que ha estado electo democráticamente? ¿Y cómo luego de esa destitución hay 70 asesinados? E come dopo questa destituzione ci possano essere anche 70 morti. E con questo voy a concluir. E con questo chiudo. Un ex ministro di un governo peruano con il che teníamos o tenemos buona relazione accademica. Un ex ministro di un governo peruviano con il quale avevamo buone relazioni accademiche.
Quando Zaffaroni e io, che è l'altro avvocato Zaffaroni, abbiamo iniziato a difendere Castillo, este ex ministro me decía: Guido, ¿cómo vas a poner tu prestigio en juego, tu carrera que venía tan bien defendiendo a Castillo? Vas a arruinar tu carrera académica. Questo ex ministro mi diceva: Guido, ma com'è che vai a barattare il tuo prestigio per difendere a Castillo? Così ti rovini la tua carriera accademica. Y me dice: Es una pena. Mi dice: Mi dispiace. Es una pena lo que estás haciendo. Mi dispiace tanto quello che stai facendo. Y yo lo que le respondí, y vengo pensando hace tiempo, primero que es una pena que haya un gobierno que asesina personas. Io quello che gli ho risposto è che a me quello che mi faceva più vergogna era come si poteva difendere un governo che assassina a delle persone. Pero también en ese argumento yo le respondía, y él me dice: estás confundiendo, son dos cosas diferentes. Lui mi diceva: ti stai confondendo, son due cose differenti. Ma io gli rispondevo: claro, él decía, son dos cosas diferentes. Una cosa son los 70 asesinatos. Él también está en contra del gobierno de Boluarte. No está nadie a favor del gobierno de Boluarte. Lui mi diceva que son due cose diverse, que i 70 morti, porque comunque lui riconosceva anche que fosse stata una mano dura da parte del... riconosceva che la Boluarte comunque aveva ucciso questi 70 manifestanti. E también coincide che il congresso peruano è un disastro. Lui anche è d'accordo con me sul fatto che il Parlamento peruviano è un disastro. Però separa due cose. Ma separa due cose. E è algo che stanno facendo molti organismi, separano la destituzione incostituzionale di Castillo delle 70 morti. È quello che stanno facendo anche molti organismi internazionali nella questione, cioè dividono le due questioni, quella dei 70 morti da quella della destituzione di Castillo. Y este ministro me dice: son dos cuestiones separadas. Y yo le respondí que no son dos cuestiones separadas. Questo ex ministro mi ha detto che sono due cose distinte. Io gli ho detto: no, che non sono due cose distinte. Por dos razones. Per due ragioni. La primera es que las muertes empiezan justo cuando lo destituyen a Castillo, porque salen a protestar por la destitución de Castillo. La prima è quella che le morti sono avvenute in conseguenza della destituzione di Castillo. Sono relazionate direttamente, perché quelle persone sono uscite a manifestare, sono scese in strada a manifestare per la destituzione di Castillo. E la seconda ragione è che il 90 o 95% delle persone assassinate pertenecen a las regiones donde fue votado masivamente Castillo. E la seconda ragione è perché il 90-95% di quelle persone che sono state uccise, assassinate, appartengono a quelle regioni dove la maggioranza, la stragrande maggioranza, ha votato Castillo. Entonces no son dos cuestiones separadas. Quindi non sono due questioni separate. Y es un error querer separar lo que está junto, y es parte del mismo fenómeno. È un errore voler separare quello che invece sta insieme, è una parte dello stesso fenomeno. ¿Y por qué se lo separa? E perché lo separano? Esta es, digamos, mi conclusión, ¿no? Questa è la mia conclusione, diciamo. Se lo separa porque algo hay que decir de los 70 muertos porque es muy grave. Si separa perché, certo, sui 70 morti bisogna dire qualcosa perché è un fatto molto grave. Pero no se dice nada de la destitución de Castillo. Pero in questo modo non si è legittimamente destituito. Y en consecuencia, técnicamente, por lo menos. E in conseguenza, tecnicamente, almeno. Sigue siendo el presidente de Perú. Continua ad essere il presidente del Perù. Si uno analiza los artículos del reglamento del Congreso y de la Constitución peruana. Se uno del Congreso, gli articoli della Costituzione peruviana. Se da cuenta que no se respetó no un derecho, sino una larga lista de artículos vinculados al derecho procesal. Si rende conto che non è che è stato violato un articolo, ma sono stati violati tantissimi articoli rispetto al codice di procedura civile, di procedura penale. È molto difficile hacer de una cuestión procesal, che es una cuestión técnica, arida, un gran debate politico. È molto difficile far sì che una questione penale diventi poi di un processo penale possa diventare argomento di un dibattito politico.
Il diritto processale è un diritto molto tecnico. Il diritto di procedura penale è un diritto molto tecnico. Pero por eso mismo no hace falta politizar la discusión. Ma proprio per questo non è che manchi il fatto di dover politicizzare la questione. Analizando simplemente la legislación peruana, uno concluye que la destitución es inconstitucional. Semplicemente analizzando la legislazione peruviana, la conclusione ovvia è che la destituzione è incostituzionale. Y por eso la... ¿Cómo? Claro. Golpe. Bueno, claro, él coloquialmente lo llama como corresponde, que es un golpe contra Castillo, naturalmente. Coloquialmente si può dire che è stato un colpo di Stato contro Castillo, coloquialmente. Pero nuestro trabajo como abogados es tratar de ser lo más técnicos posibles para mostrarle a la ciudadanía la arbitrariedad que se cometió contra Pedro Castillo. Ma il nostro lavoro di avvocati è quello di essere molto specifici per dimostrare ai cittadini qual è lo specifico, quali sono le violazioni del diritto costituzionale contro Pedro Castillo. Y por eso el informe de la OEA elige no decir nada de la destitución de Castillo. E per questo l'informativa portata avanti dalla OEA, da quella famosa organizzazione degli Stati americani, è quella di non dire assolutamente niente su quello che è successo a Castillo. Perché? Perché? Porque si dicen algo, si abren la puerta para analizar la destitución. Perché se dicono qualcosa, se aprono la porta e cominciano ad analizzare la destituzione, ellos van a verse obligados a reconocer que es inconstitucional. Loro stessi si vanno a trovare obbligati a riconoscere che la destituzione è incostituzionale. Y por eso no dicen una sola palabra. E per questo che non dicono una sola parola. Algunos compañeros pensaban que el silencio del informe de la OEA sobre la destitución era algo negativo. Alcuni compagni pensavano che il silenzio della OEA sul fatto della destituzione di Castillo fosse qualcosa di negativo. Para mí es algo positivo. Per me è positivo. Porque es perché el primer paso è il primo passo para no reconocer la legitimidad de la dictadura actual en Perú. Per non riconoscere la legittimità della dittatura attuale in Perù. Y para dejar abierta la puerta para hacer un análisis legal de la destitución de Castillo. E per lasciare aperta la porta per fare un'analisi legale sulla destituzione di Castillo. Muchos informes que leí. Molte informative che ho letto. En general son de gente que no es aderente a Castillo. In generale sono di persone che non sono persone vicine a Castillo. Pero son abogadas, en general mujeres muy valientes, comprometidas con las comunidades originarias, con las cuales debatimos, ¿no? Però sono donne forti, avvocatesse che fanno parte della comunità originaria, della comunità peruviana e che con le quali abbiamo parlato molto di Castillo. A mí lo que me da gracia es que ellas me han dado muy buenos argumentos para defender a Castillo y ellas no son simpatizantes de Castillo. Quello che mi piace di più è che loro mi hanno dato molti argomenti per poter difendere Castillo e la cosa sorprendente è che loro non sono sostenitrici di Castillo. Y eso lo que a mí me indica es que cuando uno hace un análisis objetivo de la destitución, un análisis técnico y jurídico de la destitución. Quello che mi mostrano è che quando uno fa un'analisi obiettiva, un'analisi tecnica giuridica sulla destituzione, llega a la conclusión, aunque no le guste Castillo, aunque uno diga qué malo que es Castillo. Arriva alla conclusione, anche se non gli piace Castillo, anche se dice che Castillo è il peggiore, está mal destituido. Che è stato destituito male. Che la vacanza è incostituzionale. Che il fatto che non ci sia un presidente, che non sia lui il presidente in questo momento è incostituzionale. Che la prigione è arbitraria. Che la prigione è arbitraria. E che in algún momento tendranno che normalizzare questa irregolarità. E che prima o poi dovranno normalizzare questa irregolarità. A mí se me ocurre una sola manera, pero jurídicamente hablando. Io penso una sola cosa, ma giuridicamente parlando. Es que Castillo debe ser restituido. È che Castillo deve tornare a essere presidente. Y si lo quieren vacar. E se lo vogliono lasciare fuori. Lo pueden hacer, pero conforme a derecho.
lo possono fare, ma devono farlo in modo conforme al diritto. Rispettando il debito processo. Rispettando il processo dovuto. Cosa che hasta ora non sucedió. Cosa che fino ad oggi non è successa. Con lo qual, incluso se uno cree che Castillo deve essere destituito. Anche perché se uno pensa e crede che Castillo debba essere destituito. También en ese caso. Anche in questo caso. Lo tienen que enjuiciar respetando la Constitución y el reglamento peruano. Lo devono giudicare rispettando il regolamento e la Costituzione peruviana, del diritto peruviano. Y eso no sucedió. E questo non è successo. Por eso la destitución es ilegal. Per questo la destituzione è illegale. Yo no veo otra alternativa jurídica más que la restitución del presidente Castillo en su lugar. Io non vedo nessuna alternativa giuridica se non il ripristino del presidente Castillo nel suo posto di comando. Salvo che accettiamo che qualche governante può essere destituito di qualche forma. A meno che non si accetti che qualsiasi persona al governo possa essere destituita in qualsiasi modo. Quando confronta soprattutto con il potere. Quando si parla soprattutto del potere governativo. Pensiamo questo che ripetiamo sempre. Hasta el 2026 vencen un montón de concesiones. Pensiamo questo, no? Nel 2026 scadranno i termini per tutta una serie di concessioni in Perù. Che Castillo non iba a rinnovare. Che Castillo non voleva rinnovare concessioni su siti minerari, economici, eccetera, eccetera. Questa è la ragione reale. Questa è la ragione vera. Por la que Castillo está destituido en forma inconstitucional. Per la quale Castillo è stato destituito in una forma incostituzionale. Porque era una persona incómoda para el poder económico. Perché per quel potere economico del quale parlava Julio, dei 12 apostoli, eccetera, Castillo ovviamente era un personaggio scomodo. Igual que Evo Morales. Così come Evo Morales con la questione boliviana. López Obrador, presidente del Messico. Correa. Rafael Correa, quello che è successo in Ecuador con l'arrivo di Lenin Moreno. Lula e tutto quello che sappiamo su Dilma Rousseff e tutto quello che è successo in Brasile con l'elezione di Bolsonaro. Passò con Zelaya in Honduras è successo anche in Honduras con il colpo di Stato a Zelaya. Passa también en Argentina con el peronismo. È successo in Argentina con il peronismo. Esta es una película que nosotros ya conocemos. Questo è un film che noi abbiamo già visto in America Latina. Tuvo muchos capítulos. Ci sono stati tantissimi capitoli. Ahora es el capítulo peruano. Ora c'è il capitolo peruviano. Ya tuvo el capítulo boliviano. C'è stato il capitolo boliviano. E tuvo el capítulo ecuatoriano. E il capitolo dell'Ecuador. El capítulo brasilero. Quello brasiliano. La persona che metió presa a Lula fue ministro de Justicia de Bolsonaro. La persona che ha incarcerato Lula è stato il ministro di giustizia di Bolsonaro. Mayor prueba de falta de imparcialidad no se me ocurre. Un segno più grande di mancanza di imparzialità non si può trovare. Pero los pueblos, como dice Zaffaroni, que es mi maestro, no se suicidan. Ma i popoli, come dice Zaffaroni, che è il mio maestro, non si suicidano. Y en todos estos países que yo mencioné están volviendo a elegir a esos líderes políticos. E in tutti questi paesi dei quali vi ho parlato stanno continuando ad eleggere questi leader politici. En Bolivia también, con el partido de Evo Morales. In Bolivia lo stesso con il partito di Evo Morales. Y yo creo que políticamente va a pasar lo mismo en Perú. Io penso che politicamente succeda lo stesso in Perù. Y en ese caso Castillo deberá organizarse y si no es él será una figura de él la que volverá a ganar futuras elecciones en Perú. In questo caso Castillo dovrà organizzarsi, ma se non sarà lui sarà una figura simile che vincerà di nuovo le elezioni in Perù. Pero lo más importante en esta coyuntura actual, en este momento. Ma la cosa più importante in questa congiuntura attuale, in questo momento, es que las elecciones no van a servir para tapar la ilegalità di lo che si hizo. È che le elezioni non devono servire a occultare l'illegalità di quello che si è fatto. Por más que haya elecciones, anche se ci sono le elezioni, por más que la vuelva a ganar Castillo, anche se le tornerà a vincere Castillo, lo grave es que fue destituido de forma ilegal. La cosa grave è che è stato destituito in modo del tutto illegale. Por eso nosotros pensamos que más allá
si nel futuro hai elezioni. Per questo noi abbiamo pensato che più avanti, se nel futuro ci saranno elezioni, giuridicamente lo importante è la restituzione del presidente. Giuridicamente la cosa importante è la restituzione, il ripristino del presidente. Perché se no sempre va a stare l'amenaza latente di che qualche presidente può essere restituito di qualche forma. Perché se no ci sarà sempre una minaccia latente che qualsiasi presidente possa essere destituito in qualsiasi forma. Castillo fue, como dijo Julio, hostigado y discriminado desde el primer día de su gobierno. Come ha detto Julio, Castillo è stato discriminato e attaccato dal primo giorno del suo governo. López Obrador lo apoya muchísimo porque conoce esta situación. López Obrador lo sta appoggiando tantissimo perché conosce bene questa situazione. Castillo estaba solo enfrentando al poder racista económico concentrado de algunas ciudades del país. Castillo praticamente era solo ad affrontare e a scontrarsi con il potere politico, economico, razzista di certe parti del paese. Y si nosotros queremos construir una América Latina no racista, e se noi vogliamo costruire un'America Latina non razzista, donde los indígenas tengan su representación en el Congreso, dove gli indigeni abbiano i loro rappresentanti nei parlamenti, nel Congresso, donde las mujeres esterilizadas por la dictadura de Fujimori no vean al esterilizador en el Congreso, dove le donne sterilizzate dal ministro della salute della dittatura di Fujimori non vedano queste stesse persone elette nel Parlamento. Tenemos que darle voz a los pueblos originarios. Dobbiamo dare voce ai popoli originari, fondamentalmente. A las rondas campesinas. Alle ronde di contadini. A los sectores históricamente excluidos en Perú, Bolivia, Chile, Argentina o Brasil. Ai settori che sono stati esclusi a priori, i settori più marginali in Bolivia, in Argentina, in Cile, in Perù, in Brasile, in Ecuador, in Venezuela, eccetera, eccetera. Y esos son los sectores que hoy representa Pedro Castillo. Questi sono i settori che oggi rappresenta Pedro Castillo. Y por eso la vehemencia del ataque contra su figura. E per questo c'è stata tanta veemenza nell'attacco contro la sua persona. Bueno, gracias, eso que es. Bene, grazie, volevo dirvi questo. Adesso andiamo avanti e è presente qui con noi anche un altro eroe peruviano che è il dottor Robles, Alfredo Robles, che è collegato. Sì, che anche lui rischia tutti i giorni la sua vita perché stando in Perù difendendo il nostro presidente e a molte delle vittime, ovviamente per questo dico che è un eroe perché le ha arriesgato todos los días su vida. Estando in Perù e sigue defendiendo al nostro presidente, por eso que a mí me gusta definirlo un héroe. Buenas tardes, doctor López, mucho gusto de tenerlo acá con nosotros desde Perú. Su presencia es muy importante. Adelante. Buonasera, dottor Robles, è molto importante per noi avere parlato di quello che può muovere. Anche. Sí, muy buenas tardes a todos los que se encuentran reunidos. Un saludo a tutti voi che siete riuniti. Especialmente al doctor Guido Cruzato. Especialmente al doctor Guido Cruzato. También al profesor Julio Roldán. Un saludo también al profesor Julio Roldán. Y también a señorita Simona Fragriola.
anche alla signora Jimmy Carli. Quienes están en esta mesa, en este conversatorio. Seduti al tavolo. Yo les agradezco mucho por tratar la situación que vivimos en el Perú a partir del 7 de diciembre. Vi ringrazio molto per seguire quello che sta succedendo in Perù, che è successo a partire dal 7 di dicembre. Lo che ha ocurrido è una expresión más de lo que hemos vivido a lo largo de 200 años. Quello che è successo in realtà è una questione di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 200 anni. Si ripassiamo la storia del Perù, cada cierto tempo ha habido los sectores mayoritarios, los sectores indígenas han realizado reclamos. Se ripercorriamo la storia del Perù, ogni tanto sono stati proprio i settori indigeni che hanno, sono stati quelli che hanno fatto proteste, che hanno reclamato per i loro diritti. Estos reclamos por justicia siempre fueron respondidos con l'empleo di armas, l'empleo di tropas. Tutte le volte che questi popoli hanno rivendicato la giustizia e i loro diritti sono stati stroncati con l'utilizzo di armi, con l'invio di truppe. Por lo que podemos decir de que en el Perú existe un genocidio histórico contra los sectores indígenas de los grupos aymaras y quechua. Contra las poblaciones indígenas. Y lo que ha relatado el doctor Julio Cruzato respecto al golpe de estado de las clases dominantes contra el presidente Pedro Castillo es totalmente acertado. Quello che sta riportando l'avvocato Milo Cruzato rispetto a quello che è stato il golpe delle classi dominanti nei confronti di Pedro Castillo è totalmente accertato. La risposta del governo de facto encabezado por Dina Boluarte. La respuesta que ha portado avanti el gobierno de Dina Boluarte es la que siempre ha dado. Quella che è sempre stata data. Lanzar tropas de policías y soldados para disparar al cuerpo de los campesinos manifestantes. È stata appunto la risposta di inviare truppe che sparino sui settori di popolazione di contadini che stanno manifestando. Quienes solamente exigían el respeto por la voluntad popular. Che soltanto esigevano il rispetto di quella che è stata la votazione, la volontà del popolo. Y dentro de ese contexto es que yo fui llamado a la defensa. Hemos comprendido desde el inicio de que se requería de una campaña nacional e internacional por la libertad del presidente Pedro Castillo. Abbiamo capito fin dall'inizio che quello di cui c'era bisogno era una campagna nazionale e internazionale per la libertà di Pedro Castillo. All'inizio estuvimos en solitario en la defensa
y luego se fueron sumando varios abogados dentro de di prerogativo e poi gli odia si sono andati sommando altri avvocati. La difesa in il terreno mente fu assumita por las masas movilizadas. Però realmente la difesa è stata assunta dalle masse che si sono mobilitate. Es en ese contexto que acudimos y deseábamos la solidaridad internacional. En este contexto que noi attivamos la solidaridad internacional. Los juristas más renombrados de Lima callaban, silenciaban respecto a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos contra un pueblo. Los juristas más famosos de Lima, los más ignorados, eran quelli que appunto no hanno reagito davanti alla persecuzione del popolo e alle persecuzioni del popolo. Es por esa razón que acudimos a Buenos Aires, Argentina, en busca del apoyo de derechos humanos. Es por esto que noi abbiamo chiesto a Buenos Aires, di autorizzato un appoggio per quella che era la questione dei diritti umani. Coincidentemente, los profesores argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Buxato llegaron a la ciudad de Lima por compromisos académicos. Per questo che Guido Buxato e Zaffaroni si sono compromessi con la città di Lima a livello accademico. E è a partir di lì che pudimos encontrar con mucha alegría el interés por parte de ellos respecto a la situación que se venía en el Perú. Per noi è stata un'allegria poter collaborare con loro per la situazione che stavamo vivendo in Perù. E come decimos en el Perú, ellos se compraron el pleito. Come diciamo in Perù, loro si sono guadagnati il merito. Y es así que con firmeza y decisión y poniendo en juego todo su conocimiento y su prestigio, rompieron esa capa de silencio respecto a la violación de derechos humanos de nuestra población y del presidente Castillo. Grazie a loro che con la loro fermezza, la loro volontà di andare avanti, che si è rotta la campana di silenzio a livello internazionale rispetto alla situazione che abbiamo in Perù e rispetto alla situazione del presidente Perù Castillo. Por lo cual quiero reiterar mi agradecimiento al dottor Guido Cruzato. Voglio di nuovo ringraziare il dottor Guido Cruzato. Ma altra causa. Per supportare la nostra causa. E per tutto il sforzo che viene desplegando. E per tutto lo sforzo che sta facendo. Io credo che eso es expresión de que el pueblo peruano solo va a triunfar con la solidaridad
de los demás pueblos de América del Sur y del mundo. Quello che mi sento di dire è che il popolo italiano potrà trionfare con la solidarietà di tutti i popoli latinoamericani e dei popoli del mondo. In ese sentido es que pueblos, per questo che mi piace comunicare con il popolo italiano, mi piace la sua solidarietà, perché siamo convinti che si possa portare avanti un processo di vicinanza tra i popoli. Sì, bueno, además de una serie de situaciones que ya ha señalado el doctor Guido Crozzato. Quindi già vi ha spiegato una serie di situazioni il dottor Guido Crozzato. Señalamos que hasta desde la detención del presidente Pedro Castillo hasta este momento, señalamos que desde el momento de la detención del presidente Pedro Castillo hasta este momento, no se le ha informado de manera precisa ¿cuál es la imputación que pesa sobre él? No se era messo en evidencia en modo preciso cuál era la imputación contra él. El capo de imputación. Se le reprime por haber leído un discurso. Lo están reprimiendo por haber leído un discurso. Y se califica esto como auto de rebelión. Se califica esto como un acto de rebelión. Sí, el delito de rebelión, además de implicar un alzamiento armado, además de ser un alzamiento armado, tiene cuatro modalidades. En el delito de rebelión, la rivolta armada, cuatro modalidades. Sí. Pero al presidente Castillo no le señala por cuál de estas cuatro modalidades lo están investigando. Pero al presidente Castillo lo stanno indagando, no per queste quattro modalità. Tampoco le señalan cuál habría sido su conducta que habría específica que habría contribuido a un alzamiento armado. Non è neanche vero perché lo stanno accusando praticamente dicendo che lui avrebbe, fra virgolette, incitato il popolo ad una ribellione armata, ma non è vero. Tampoco le indica in che momento avrebbe iniziato questo conflitto armato. E non sanno neanche dire quando lui avrebbe incitato a questo movimento armato. E per giustificarlo, e per giustificare la sua situazione di encierro, e per giustificare la sua situazione di detenzione, de la Corte Suprema ha llegado a decir que puede existir un alzamiento armado sin que las personas porten armas. Un giudice della Corte Suprema è arrivato a dire che si può incitare anche a una rivolta armata senza che le persone utilizzino le armi.
Algo así como que se puede preparar una limonada sin utilizar limón. È così come si può accusare una persona senza avere le prove. Bien, esto solamente para reseñar la forma injusta y arbitraria en la cual se le mantiene prisionero al presidente Castillo por una consigna política. Questo per segnalarvi di come in modo ingiusto sta detenendo al presidente Castillo semplicemente per una questione che è politica. Por lo cual resulta muy inconsecuente la actitud de quienes dicen que solo hay que denunciar las ejecuciones judiciales y no hay que defender los derechos del presidente Pedro Castillo. Questo è il punto per cui in tanti dicono che non c'è modo di difendere i diritti del presidente Castillo. Bueno, yo me despido y me disculpo si me he extendido en el uso de la palabra. Mi saluto y mi scuso se sono stato lungo nel parlarvi, se sono stato molto lungo nel mio discorso. Grazie, dottore. Un abbraccio. Grazie, dottore. Passato dell'avvocato argentino all'avvocato peruano. E non poteva mancare l'avvocato italiano. Non poteva falta l'avvocata italiana. La Simona Praiola. Entonces Simona Praiola. Che si presenta sola. Grazie, buenas noches, soy el abogado Praiola. Mi encargo es sobre los derechos. De derechos humanos, naturalmente. Sono responsabile del gruppo welfare. Soy responsable del gruppo welfare de las mujeres de Emma de Florencia. Io mi chiedevo, perché è importante essere qui stasera e perché è importante per tutti noi essere accanto alla comunità. Yo me preguntaba por qué es importante para mí y para nosotros esta noche estar aquí y por qué es importante estar cerca de la comunidad peruana. Porque es aquella parte que vive en Italia que puede gozar de los derechos civiles. Che però in questo momento la solidarietà va a quella terza parte del suo proprio paese, a quella gente che vive por debajo del livello di pobreza. E quei 17 milioni di persone che stanno vivendo in una grave insicurezza alimentare. E las 17 milioni di persone che stanno vivendo con una insicurezza alimentare. E soprattutto che stanno sfruttando una popolazione di umani. Y sobre todo las personas que están aguantando esa violación de los derechos humanos, que es la más elemental. Que son objeto de una fuerte represión, si no una eliminación total. Quindi, quello che sta accadendo adesso in Perù è una minaccia alla rispondenza delle esigenze del popolo, quelle che c'erano con il presidente Castillo. Entonces, lo que está pasando en Perú es una amenaza a la que eran las exigencias del pueblo. A la gente que soportaba y que eligió al presidente Castillo. Una voce che possa
informare, aggiornare e smuovere le coscienze. Entonces, por nuestra pequeña parte, creo que nos que sea importante actualizar, informarnos y seguir con un trabajo para soportar para nuestra propia conciencia. Naturalmente, la nuestra voz poi diventa un impegno verso quei portavoce que sienten nelle organizzazioni internazionali mondiali. Porque nuestra voz después se puede volver una eco que puede ser importante y puede ser transmitida después por las personas que nos representan en las organizaciones sobrenacionales y pueden ser representantes de esa voz a nivel mundial. Porque el arma legítima a través de concordati, de convenciones, de acuerdos internacionales que puede portare termine a esta represión. Porque es un arma legítima a través de las instituciones, de los acuerdos internacionales, que puede llevar un soporte a ese conflicto mundial. Y son nate proprio per garantire e tutelare i diritti umani. Y han nacido para garantizar y tutelar los derechos humanos. Pero lo básico, antes que todo, el derecho a una ciudadanía, a una casa, a un trabajo, a una dignidad, a una alimentación adecuada, a la cancelación de las desigualdades. Todo el derecho que en estos momentos en Perú están comprimido y que quieren comprimir. Quindi il nostro compito è quello di attivarci per garantire il ripristino delle libertà, della giustizia sociale, della libera espressione delle idee e del pensiero. Entonces nuestra actuación en ese momento debería ser aquella de poder activarnos para volver a garantizar esa forma de expresión política y de pensamiento de la gente y de los derechos de la gente. Nessuno può permettersi, nessuno può arrogarsi il diritto di cancellarli, anche fosse per una sola persona. Tenemos que empujar para que se respete la Convención de Ginebra. Entonces, cuando nosotros pensamos o hablamos cosas que ya expresó de toda manera el colega argentino, que c'è un principio di anticostituzionalità che ha preso piede nel Perù. Cuando nosotros estamos hablando del hecho que un principio de inconstitucionalidad ha tomado fuerza en el Perú. Tenemos que tomar en cuenta que un principio de anticonstitucionalidad se vuelve también en práctica la imposibilidad de tener un justo juicio. Entonces un justo proceso es lo que pueda demostrar en papeles que efectivamente la persona que viene procesada ha violado de alguna forma los derechos, cosa que no se ha demostrado. Entonces lo que está pasando en Perú a Castillo y lo que está pasando a la población, también a aquella población que no ha seguido a nivel ideológico lo que eran los principios de Castillo, es absolutamente el schiacciamento totale de tutte quelle che sono le libertà e le idee che il popolo deve invece necessariamente manifestare. Es el aplastamiento de toda la necesidad de decir las ideas que un pueblo debe necesariamente manifestar.
da una serie di persone che devono farsi carico di quelle che sono le esigenze del popolo. Perché è il popolo che deve essere rappresentato per una classe dirigente di persone che sono lo che tienen che essere cargo della che sono le necessità del popolo. Yo creo que es importante antes que todo que se vaya reconstruyendo una base constitucional. Porque debe ser no una, digamos, no una nueva elección, ma riportato lì dove era al suo posto colui che aveva garantito. Que no tiene que ser una nueva constitución, sino tiene que ser el ripristino de la persona que había garantizado el derecho constitucional. Que había garantizado una vida con dignidad a su pueblo. Y la Italia se ha hecho.